Ma sono pronti i panini, che ho fame. Sì, amore, te li ho appena preparati, però ascoltami un attimo, devi dirlo anche a Vanessa. Dovete muovermi perché dobbiamo andare dal dentista. Quindi fate in fretta, per favore, ok? Ok. Amore, ma come è andata oggi a teatro? Benissimo. Lo sai che sei andata a teatro tu per la prima volta e io non ci sono mai andata a vedere un'opera, perché poi sono stata a teatro per vedere il saggio di Vanessa. E questo che cos'è? La locandina del teatro? Sì, questi sono i personaggi. Che carini. E come si intitolava l'opera che hai visto? Il brutto anatroccolo. Oh, e chi era il brutto anatroccolo? Qua. Il brutto anatroccolo chi era? Vuoi vedere i personaggi? Ah, eccoli. Erano loro gli attori, sì, di oggi? Cioè, wow. Tipo questo. Mm-hmm. Questo erano quelli che suonavano, e questo quello che tipo faceva così. Cioè, che diceva... Che dirigeva l'orchestra. Ascolta, Ani, dobbiamo andare dal dentista e devo andare a vedere se Vanessa ha finito di far merenda. Arrivo subito. Sì. Vane, hai finito? Dai, amo, tra un po' diventa buio, il dentista mi sta aspettando, dobbiamo andare, andate a lavarvi i denti che avete fatto merenda. Oh, Dio, adesso chi è? Mamma mia. C'è il postino che se ne sta per andare. Ecco, andato? Va bene, sì. Avrà lasciato un pacco come al solito, sì, perché ormai i posti... Dov'è? No, io non ho ordinato niente, però magari papà con tutti papà. I lavori che sta facendo in casa qualcosa avrà ordinato. Va bene, mettilo sul tavolo in cucina. Dai, vediamo da dove arriva. Apriamo. No, dobbiamo andare dal dentista, non si apre niente. Voglio solo vedere da dove arriva. Da dove arriva? Sì, da Romina. Ciampino. Romina sono io, ciao, piacere Romina, ciao. Oh, Vanessa, che bel nome che hai, tua mamma è stata molto intelligente ad averti dato questo nome. Perché intelligente no, però. No, intelligentissima, sì, poi sei anche carina, secondo me assomigli tutta alla mamma, uguale secondo me, sei uguale alla mamma. Comunque, Romina sono io, Ciampino, Roma, no, non lo so. Vabbè, dai, ti ho tutti i pacchi. Roma. Magari c'è una matriciana dentro, una carbonara per te, gigante. È troppo leggero per esserci una matriciana? Va bene, non fatelo cadere perché potrebbe rompersi. Andiamo a lavarci i denti? Oh, che no! Sì, si dice sì, i denti sono importanti. No, amore, adesso non si può aprire. No. Appunto, no, brava. No, sì. No, amore, risposta esatta, quella che la prima risposta è quella che vale. La. Allora, Vanessa, vai a lavarti i denti. Ciao, ciao. Ani? No, amore, lasciamolo giù perché poi magari è di papà che mi ha voluto fare una sorpresa per il mio compleanno che sarà a luglio. Perché e io non posso... Rovina? Come? Ah, c'hai ragione. Non ci avevo pensato. Io non ho ordinato nulla. Però, che ne so io perché c'è scritto Romina? Perché papà tante volte fa gli ordini, ma mette il mio nome. Sì, giuro, te lo giuro. Io sono dappertutto, grazie a tuo papà. Con tutti gli operatori telefonici e non solo. Signorina, puoi andare a lavare i denti anche tu? No, scarico questo. Grazie, amore. Ottima risposta. Come al solito, mi piace così, sempre simpatica e gentile con la mamma. Però la mamma deve dire sempre di sì, vero? Brava, conta di tutte le volte che mi hai detto no nella vita, poi torna di là da me e chiedimi scusa. Vediamo che gioco sta. Ma il dentista, lo devo dire alla mamma. Mamma dentista. Forza, siamo in ritardo. Sì, buonasera. Ascolti, stiamo arrivando, siamo un attimino in ritardo, ma stiamo per arrivare. Dai, è malato, mi dispiace, spero tutto bene. Niente, va bene, allora non verremo. Ci richiama lei per un altro appuntamento? Va bene, settimana prossima. Aspetto una sua chiamata per il giorno e l'orario, ok? Grazie, gentilissima. Buonasera. Niente, il dentista è malato. Che bello! Ecco, tutti contenti. Mamma. Vane. Ho finito di lavarmi. Beh, brava, buone notizie però. Il dentista è malato. No, mi dispiace per il dentista, però niente, non dobbiamo più andare e quindi mi richiama l'impiegata settimana prossima per fissare un altro appuntamento. Però i denti hai fatto bene a lavarli lo stesso e quindi niente, ti do un'altra bellissima notizia. Voglio studiare, tesoro. Vai, amore, dai. Va bene, allora niente, io inizio a preparare la cena. Anzi no, io vado a cambiarmi a questo punto e poi inizio a preparare la cena. No, il pacco lo apriamo domani. Sapete che quando la mia compagna cade una penna io faccio così. Ah.
Ah, proprio così al volo? No, cioè, cioè ti lanci dal banco e la... Ho visto che è caduta la penna dal mio shimmy. Ah, adesso con una sorta di mezza verticale. Wow, che bravo. Sì, insomma, in che scuola andate? Scusate, io pensavo andaste in una scuola normale, ma mi sembra che invece andiate... Facciamo finta, stiamo lavorando e ricade magari l'astuccio. Uh-huh. Io vedo l'astuccio così, prendi, tieni. Ma scusa, ma la persona a cui cade l'astuccio non è in grado di prenderselo da sola, ha bisogno che tu ti lanci. No, sì, lo fa, però... Però tu sei troppo gentile. Sì. Vabbè, vado a lavarmi. Troppa velocità? Sì. Beh. Sono Wonder Woman. Guardate. Non svelate i vostri poteri, lasciate stare. No. Potrebbero servirci in altre occasioni. Io da lui prendo il potere. Che potere prendi da lui? Guarda, ho preso il potere del pelo volante. Il va bene, sentite, vado a cambiarmi. Su. Sì. Ciao. Vane, vai a studiare. Beh, no. Tu non li hai, però leggi un libro, arrivo subito, ma adesso mi raccomando che voglio vedere con i compiti, eh? Sì, sì, certo. Ok, mamma. Va, prendi i compiti. Ciunta. I libri, che cosa pesco? Niente, perché... Vabbè, che vai, che vai. Pesco... Ma prendo quello più facile, scienze, perché è la mia materia preferita. Mi ascolti? No. Scende, preso? Letto, finito. Ani? Lo vedi questo? No. Ho un'idea, portiamo in camera di Dani. Tanto vedo che la mamma mi sta studiando. Se cade il portatore. Andiamo. Andiamo. Devo essere la pacchista di tutti i pacchisti del mondo. Con ti fa vedere le uova, poi c'è Nina principessa, Matti supereroe, Nina diario segreto e Matti blaster. Ma non è finita qua, ci sono, c'è Robby, Samantha, Dani, Matti, Nina, Burro, Pianina e Willy, ma Samantha. Ho trovato Willy. Colpa? No, è bellissimo. C'è la questo è di Willy, questo è grande. Questo sarà mio. No, è la mia. È scomparso. Non c'è più Willy, mi dispiace. Tu vedi Willy? E tu no. Io sì, io sì. Yeah. Vabbè, adesso tocca a me. Anche la meglio, mi cambia. Ho scoperto. Chi sta facendo questo? Voglio Ninna, Matti, Samantha, Pianina, Willy, Burro, Dani o Rob. Ragazzi, ho trovato Dani! Io ho trovato Nina, il diario segreto! Cioè, io ho trovato già queste due. E Nina e questa. Devo ancora pescare perché ce ne sono tanti. Vediamo cosa trovo. Secondo te chi trovo? Oh. Guarda, io ho trovato Samantha. No. Io ho trovato Samantha. Io ho trovato Matti! Cioè, ho trovato... Cioè, il loro cagnolino. Cioè, Lilli, Nina e Matti. Però... Adesso andiamo a dire alla mamma. Però non credo che sia la vera perché conosce Ninna e Matti e li sono super simpatici. Quindi, metto a chiamarla? Sì. Vai. No, stavo scherzando. Te. Vai tu. Andiamo insieme. No, vai tu. Andiamo insieme. Ok. Prego. Rimane, bambini piccolini. Ah!
quindi chiedo a Gaspar. Cioè, tanto Gaspar potrebbe chiamare la ratta? Ok. Dimmi, Vane. Che c'è? Allora, cosa avete combinato? No, siamo andate nell'altra stanza, no? A studiare. Qual è l'altra stanza? Quella di Daniel. Solo che era molto curioso che abbiamo aperto il pacco, ma c'era dentro le uova di Ninna e Matti. Il pacco che è arrivato oggi? Sì. Ci sono dentro le uova di Ninna e Matti. E poi i pupazzetti 3D. Ma va, ma io non ho ordinato le uova di Ninna e Matti, eh? Ah, no? Giuro, bimbe, io non vi ho comprato le uova. Cioè, io non ho ancora comprato delle uova di Pasqua perché stavo aspettando che arrivassero Isabella e Aria. Queste le ho trovate Vanessa. Ma che belle! Queste le ho trovate Vanessa. Samantha. Vabbè, allora dai, vi svelo un segreto. Ce le hanno regalate Ninna e Matti. Sì, ce le hanno regalate Ninna e Matti. Siete contente? Sì. Eh? Allora, ti dico, siete sorprese? Sono. Anche se le conosci già, ti dico chi sono. Vabbè. Dai, va bene. Dani, la conosci? Non ho visto niente, Dani vibrava un po'. Dani. Però questi li voglio vedere perché... Io ho trovato quelli, Ninna e Matti. Ma che carini, posso toccarne uno? Grazie. Ma che faccio? Guarda, che guarda, è proprio la sua, eh? Riconosci già. Mamma mia, ragazzi, non riesco a fare... A capirci niente. Samantha. Sì. E Dani. Dai, che carini. Comunque vi posso dire una cosa, io sapevo che ci regalavano le uova, ma i personaggi in 3D no. Quindi direi di fargli poi un grandissimo ringraziamento. Sono troppo carini e non ho ancora capito bene come sono, perché allora, non ma lo posso tenere in mano? Vale, grazie. Samantha, come la mia sorellina. Ma che forti, ma guardate come sono flessibili i piedi e anche le mani. Sono bellissimi, una gomma molto morbida, belli. Bellissimi. Me ne posso aprirne uno io? Grazie amore, lo sapevo che potevo contare su di te. Perché ce l'ho proprio per te anche. Perché 4 per me, 4 per lei. Secondo me è tutto per me. Perché cosa c'era scritto sullo scatolone? Questa. No, Romina, bella Romina. Quindi sono tutte mie, anche le uova. Allora, questo è per me. È tutto mio. Chi troverò? Secondo me trovo piadina. Perché mi piacciono le piadine. È un gatto. È un gatto. Chi è? Burro. Burro. Ho trovato un burro. Che buono. Ciao, burro. Ma sei profumatissimo. È bello. Guardate che bellino che è. No, adesso a parte gli scherzi. Grazie, Ninna. E grazie, Matti. Grazie. Graditissimi i vostri regali. E non abbiamo ancora assaggiato le uova di Pasqua. E quella assaggerò io. Ma se sono mie, ma no, come fai a dire che le assaggio? Sì, adesso apro io. No, sono mie. Apro un sacchettino. Apri un sacchettino, che tanto io mi mangio l'ovettino. Ecco, lo sapevo. Ciao, piadina, eri questa mia. Questa è mia. No, è mia. Va bene, eri tua. E tua. Assomiglia molto. E io mi tengo burro. Ho trovato Robby. Robby, ciaone. Quello che volevo trovare io. Cioè, volevo trovarli tutti. Ma già ho trovato tutti. Ma Robby l'avevate già trovato? No. Ah, no? Wow, ma che fortuna allora. Allora, facciamo un conteggio veloce. Visto che avete il giornaletto con tutti i personaggi. No, chi manca? Ti dico io chi manca. Ma perché? Povero giornaletto. Abbiamo Willy. Willy, come sì, papà. Willy. Quindi uno c'è. Uno c'è. Matti. Sì, Matti due c'è. Matti normale quello. Ah sì, vero, Matti normale. Matti normale, perché invece quello non normale. Robby è caduta, sì, Robby, chiediamo Robby. Scusa. Burro, gattino, piccolino, bellino. Mio. Ciao, burro. Dopo entri in macchina con me che ti appendo. Vabbè. Oh, Samantina. Abbiamo Samantina. Mi sta incantando. Ancora un po' che mi dondoli questa Samantha, io poi, faccio tutto Samantina. Quello che tu mi dirai. Poi abbiamo Ninna. Ciao, Ninna. Ninna, Ninna. Ma dai, io sono magico. Abbiamo un'altra Ninna. Due uguali? Due Ninne. Una mia. Una mia. Mia. No. Poi abbiamo Dani. Dani. Guardate, vi dico solo una cosa. Questa, siamo al completo, abbiamo... Questa ce l'abbiamo tutta. E quelli che non abbiamo sono, ecco, questi. Sono i personaggi speciali. Sono per gli speciali. Ah, ma questi qua sono nell'uovo di Pasqua. Ma siete capaci a leggere? C'è scritto che quelli si possono trovare nell'uovo di Pasqua. Ascoltatemi solo un secondo. Andiamo ad aprire l'uovo di Pasqua in cucina. Anastasia? Anastasia, hai saltato anche il gatto, sembri io quella della pubblicità dell'olio cuore. Questi giornalini li distribuiamo.
però a tutti i miei compagni di classe, sì, perché ma non sono mica brava. Ah, ma ce ne sono ancora, anche qui c'è un altro. Non sono 25, però qualcuno fa niente, mi adora. Esatto, sicuramente nella tua classe ci saranno dei seguaci, sì, di Ninne Mati. Ecco, vedi. Poi, vabbè, Gaia, Bianca, poi Marti. E alcuni li diamo anche ad Anastasia, così anche Anastasia, facciamo, quante sono i giornaletti? I miei sono... È l'unica cosa che vi condivido, perché il resto è tutto mio. Due. Perché cosa c'era scritto sul pacco? Il nostro. No, che nostro, c'era Romina. 8, 4 a te e 4 a Dani, ok? Perfection. Così ho aperto. Ma cosa ho detto io? Ma ti sembra la cucina? Sì. Ci siamo no, amore, andiamo sul tavolo, perché altrimenti se cade per terra non te lo faccio mangiare. Anastasia, dobbiamo venire anche noi. E se avete ancora visto la canzone di Ninne Mati di Il Loco, andatela a vedere. Ma se era, non già vista, come? Figurati. Beh, andatela a vedere. Ed è bellissima, oltretutto. Va bene, andiamo giù anche noi. Yeah. Eccoci qua. Oh, ragazze, avete lo stesso entusiasmo e velocità di come quando vi dico di andare a fare i compiti. Vediamo chi lo apre per primo. E vince Anastasia. Mamma mia, Anastasia, quando si tratta di cioccolato sei imbattibile. Imbattibile. Vai, Vane. Wow. Anastasia che già lo prende a pugni. L'ha già preso a pugni. Cosa? Non sto. Vai, Vanessa, che il suo pugno non l'ho visto. Facci vedere chi sei. No. Cosa? Ecco! Che bello! Io trovo queste! Ah, guardate, in questo frigorifero dove non c'è nemmeno una calamita, mancavano le calamite di Ninne Mati. Ma guardate che belle! Dai, adesso mangiamo uno di Pasqua, ditemi com'è! Anch'io lo voglio subitissimo! Buono. Com'è, amore? Buono. È buono? Non avevo dubbi. Ma se è buono, cucciolini, ve lo dico io. Anch'io di Vanessa Anastasia non mi fido mica tanto. Non è buono, è buonissimo. Grazie Lina, grazie Matti per questi chiletti in più che prenderò questa sera. Va bene, allora, cuccioline, è ora di cena. Lo abbiamo assaggiato, siamo state fortunatissime perché abbiamo avuto l'uovo di Pasqua regalato da Ninna e da Matti. Bello che adesso vado anche per comprare. Sì, sicuramente lo avremmo comprato. E invece ce l'hanno regalato. Anastasia, Anastasia, stop. Ani, non è che te lo devi finire tutto in un giorno, Grazie Ninne e Matti per questo uovo gigante e per questo. Grazie mille, perché se è tutto buono, è tutto buono. È tipo questi, sono belli. Ragazzi, ovviamente dovete comprare l'uovo di Ninne e Matti perché è super facile. E soprattutto ringraziate me che vi ho generosamente offerto le mie due uova di Pasqua e i miei pupazzetti, perché era tutto intestato a me. Cuccioline e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Grazie mille ancora, Ninne e Matti. Ciao. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa, voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo.